chiesto attenzione, soprattutto in fase difensiva, è rimasto deluso da questo aspetto. Cosa salva di questa gara e cosa invece bisogna lavorare ancora su cosa? Innanzitutto la prestazione dei ragazzi è stata una prestazione buona. Il calcio è fatto anche di episodi e stasera non ci sono andati bene, perché forse magari avevamo un pochino meno attenzione, però è stato un bel primo tempo, la squadra ha concesso poco e niente, ci sono stati questi 8 minuti di blackout dove abbiamo rischiato, poi dopo l'1-1 c'è stata subito una bella occasione per poter fare il 2-1, il pallo, il rigore. Il campionato è lungo, bisogna mettere da parte questa partita. Dispiace perché viene dopo, credo, 57 risultati utili allo stadio, all'Allianz Stadium, e quindi 42 credo in campionato, cioè son numeri stratosferici. Nel calcio io sono molto realista, non si può sempre vincere, cioè ogni tanto troviamo qualche inciampone. Il campionato è lungo, quindi bisogna solamente lavorare su quelle cose che dobbiamo migliorare. Per ripartire, di cosa c'è bisogno? Di più attenzione o più energie fisiche? C'è bisogno di energie fisiche, a questo giro la sosta della nazionale, che era un turno decisivo per tutti, è normale che i giocatori siano rientrati con meno energie mentali, perché era normale, perché chi si è giocato la qualificazione in Sud America, i viaggi, Dybala è tornato, non si è allenato giovedì, si è fatto mezzo allenamento venerdì, Bentancur ragazzo del 97 che gioca per le prime 2 volte in nazionale a titolare. È normale che paghi un po', stasera ha fatto una buona partita, ma si è allenato solamente venerdì perché è arrivato giovedì notte e l'ho fatto giocare perché mi mancano centrocampisti e abbiamo un pochino pagato su queste cose. Dispiace perché potevo mantenere un pochino di più. Se Qual è un problema sui calci di rigore? trova il portiere albanese sì, altrimenti no. Sono finiti, mister, sono finiti.